Buongiorno e ben ritrovati a questa nuova edizione speciale dedicata alla primaria. La sezione lenese dell'Associazione Nazionale Carabinieri ha coinvolto le classi quinte del nostro comprensivo con l'obiettivo di far riflettere i bambini sulla bandiera e il tricolore italiano. Gli studenti hanno argomentato l'articolo 12 della Costituzione italiana e con la preziosa collaborazione famiglia hanno realizzato, sotto la guida della maestra Alfano, un originalissimo elaborato che si è aggiudicato il premio vincitore. La premiazione, avvenuta il 12 gennaio presso il Teatro Pivanelli della Scuola Media, ha visto in scena il presidente Roberto Pennati, il comandante della stazione lenese Francesco Laurino, il sindaco Cristina Tedaldi e la giunta comunale, oltre alla nostra dirigente scolastica Wanda Vainardi. Maestra Alfano, qual è il titolo del vostro lavoro e perché questa scelta? Il titolo del nostro lavoro è Se la bandiera parlasse. Abbiamo scelto questo titolo perché abbiamo pensato bene di considerare la bandiera non un semplice pezzo di stoffa, ma un vessillo di libertà conquistata da un popolo che si riconosce unito e che si identifica in quelli che sono i principi di fratellanza, di eguaglianza e di giustizia. Dopodiché abbiamo pensato di cucirne una e abbiamo ripercorso la storia del tricolore ed infine abbiamo realizzato le mani per reggere appunto la bandiera. A tal proposito vorrei ringraziare la nonna Giusi, vorrei ringraziare i genitori di una nostra alunna e vorrei ringraziare la collega Insa che ci hanno dato una mano per la realizzazione del nostro progetto. Per la realizzazione della bandiera abbiamo utilizzato dei pezzi di stoffa di colore verde, rosso, bianco e rosso, un bastone di legno come asta, un rettangolo di compensato e abbiamo provato a decorarlo. Abbiamo disegnando e colorando tutta l'evoluzione della bandiera italiana e abbiamo creato le mani. Per realizzare le mani abbiamo usato del DAS, tanti panetti sui quali è stata appoggiata la mano di un adulto e quella di un bambino. Infine sono state incise con un coltellino e modellate. Ma oltre a questo il vero impegno è stato disegnare meticolosamente alcune immagini salienti tratte da dei calendari dell'arma dove era presente il tricolore ed ecco anche il nostro libro calendario sul quale abbiamo fatto parlare la bandiera. La nostra bandiera è l'assume naturale i diritti dell'uomo, l'aspirazione di tutta la gente, la volontà di chi crede nella propria nazione, volta al progresso, con leggi adeguate, senza divisioni, stessi doveri, medesimi privilegi e senza discriminazioni. E consegniamo la sigla. Il contributo di 1.300 euro come vincitori del secondo bando sulla Costituzione italiana. Ragazzi, ancora tantissimi complimenti. L'edizione speciale si conclude qui e un buon fine settimana ai nostri videospettatori. Arrivederci a sabato 9 febbraio.